Ok, siamo allora. Buonasera a tutti, ovviamente ringrazio tutti che sono già presenti, quelli che stanno per entrare. Prendiamo i soliti pochi secondi, qualche minuto per dare la possibilità a tutti quanti di collegarsi. Stasera abbiamo come ospite il dottor Luca Russo che verrà presentato dal professor Gianni Padulo, che sarà il moderatore di questa serata. Io ripeto, siamo molto contenti di come stanno andando avanti questo nostro appuntamento. Veramente ringrazio di cuore sia tutti i relatori e tutte le persone, soprattutto gli studenti, e devo dire in particolare del corso di laurea di fisioterapia di Salerno, di cui ho l'onore di essere il presidente, ma tutti i soci ISMUT e tutti quelli che dietro queste dirette stanno lavorando perché tutto questo avvenga e avvenga nella migliore maniera possibile. Ricordo a tutti quanti che comunque c'è il canale YouTube della ISMUT dove tutte queste presentazioni possono essere riviste. E quindi è sempre un piacere. Speriamo che la situazione attuale in Italia rimanga stabile e non ci di nuovo richiuda in un secondo lockdown, ma nessuno se lo augura, ma penso di no, però non sono nessuno per poterlo dire. E quindi lascio la parola a questo punto al professor Padulo per la presentazione del dottor Russo. Grazie, grazie a tutti. Bene, buonasera a tutti, grazie Francesco per l'invito che ho accolto favorevolmente, soprattutto per presentare il dottor Luca Russo che ha una lunga esperienza in ambito di ricerca, soprattutto perché è passato dalle scienze motorie, che è stato poi il suo percorso originario, per poi orientarsi agli studi proprio dedicati alle ortesi plantari. In particolare sono contento perché proprio recentemente ha ricevuto anche un premio importante come miglior libro di biomeccanica e ha vinto il premio letterario CONI. Quindi congratulazioni Luca. Grazie mille, grazie Gianni. Importante risultato, visto che la casa editrice di Catalani Editori, Catalani Editore, risulta essere abbastanza in linea anche con le attuali pubblicazioni, libri, contesti sia in forma online che in formato cartaceo, quindi quello classico. E ho avuto, devo dire, lo apprezzo perché ho avuto modo di leggerlo di persona e l'ho ricevuto anche qui. Veramente quel libro, soprattutto per i colori, complimenti. Eccolo qui. Grazie mille, Johnny. Ancora. Grazie. Ora passiamo direttamente alla tua presentazione, quindi la domanda è spontanea, ortesi plantari, ma effettivamente sono utili o no? Quindi a te mostrarci insomma le ultime novità dal punto di vista scientifico e forse anche pratico, visto che tu lavori quotidianamente con queste attrezzature che si occupano ovviamente di ortesi plantari. Prego. Luca, ci sei? Vai. Sono tornato, eccoci qua. Dovreste sentirmi correttamente. Allora, grazie Johnny, grazie mille al professor Oliva per la presentazione e per avermi ospitato in questo spazio. Oggi parliamo delle ortesi plantari e cercherò di portare un aggiornamento scientifico. Cosa intendo con aggiornamento scientifico? È un argomento estremamente dibattuto. E in effetti, essendo un argomento caldo, porta a una grande richiesta da parte sia dei pazienti che degli operatori, richiesta in termini di validità sull'efficacia, ovvero se sono utili, se risolvono il problema oppure no. Sulle tecniche costruttive c'è una grande discussione tra gli operatori del settore.
se ci sono tecniche più logiche di altre, più scientifiche e migliori di altre oppure no. C'è un altro grande dibattito su quelle che sono le figure preposte alla realizzazione. In Italia la legge più o meno parla chiaro, ma ci sono poi tante altre tipologie di sfaccettature che creano sfaccettature professionali, che creano magari dei presidi che sono simili a delle ortesi plantari, ma che di fatto realmente non lo sono. Quindi c'è dibattito pure su questo aspetto. C'è ancora grande dibattito su quelle che sono le tipologie di ortesi plantari che sono presenti in circolazione, quindi che possono essere utilizzate. Insomma, c'è veramente, veramente, veramente grande confusione, e questo crea, insomma, una confusione ovunque, come potrebbero ricordarci i nostri amici di Toy Story, e che mi ha spinto a chiedere questo spazio e a condividere con voi le informazioni relative alle ortesi plantari. Ok, partiamo dalle basi. Secondo l'Organizzazione Internazionale per gli Standard, quella che più comunemente conosciamo come ISO, ovvero un'organizzazione sovranazionale non governativa che diciamo informa su quelli che sono gli standard di nomenclatura, di procedure e via discorrendo, un'ortesi in generale, un'ortesi, come possiamo leggere nella diapositiva, è un dispositivo esterno, quindi è qualche cosa che è esterno al corpo, che viene utilizzato al fine di modificare quelle che sono le caratteristiche strutturali o funzionali dell'apparato muscolo-scheletrico, quindi qualche cosa che noi usiamo fuori dal corpo, ma che ha un effetto poi sul sistema muscolo-scheletrico. Bene, questa è la definizione di base. Esistono tante altre sottodefinizioni che specificatamente per la parte delle ortesi plantari le definiscono come prodotti su misura o altre sfaccettature. In realtà la definizione generica è quella che abbiamo appena letto. Quante tipologie di plantari, quelle che più comunemente possiamo chiamare plantari, quante tipologie di plantari esistono e di che forma? Allora, possiamo fare almeno tre classificazioni, ovvero classificare i plantari in base a quello che è il processo di personalizzazione, quindi il processo di aderenza del plantare al paziente. Quindi possono esistere dei plantari che vengono definiti prefabbricati, dei plantari che possono essere personalizzati ed adattati partendo da basi anatomiche, ergonomiche, basi generiche che poi vengono adattate sul piede della persona, quindi hanno una caratterizzazione di personalizzazione importante. Ed infine esistono i prodotti che sono totalmente su misura, ovvero si parte dal materiale grezzo e poi sul calco, solitamente calco in gesso o altre tipologie di presa di misura, si produce un plantare che è totalmente su misura. Ricordiamoci questa definizione perché nella carrellata di studi scientifici e di letteratura che vedremo tra poco, ci sarà una grande esiste un grande dibattito in letteratura tra il primo punto, cioè i prefabbricati, quelli che sono così standard, non possono essere modificati, e quelli che vengono definiti su misura. Quindi ricordiamoci questa classificazione. La seconda tipologia di classificazione è in base alla stimolazione che il plantare vuole dare, ovvero una stimolazione più a carattere meccanico, cioè di riposizionamento dei segmenti ossei in una certa maniera oppure no, a carattere propriocettivo, ovvero che tendono a dare degli stimoli sensoriali, o a carattere accomodativo. Accomodativo vuol dire cerco di mantenere la condizione del piede esattamente così com'è, senza aumentarne o ridurne più di tanto la funzionalità, oppure al contrario, senza creare grandissime correzioni. A me personalmente, piccolissima parentesi personale, sulla quale poi questa è l'unica che faccio in tutta la presentazione, per il resto parlo su quello che ci dice la letteratura. A me personalmente non piace tantissimo questa definizione, perché qualunque cosa messa sotto il piede potenzialmente ha le possibilità di dare degli stimoli sensoriali. Chiusa la
personalissima digressione. Infine esistono poi quelli che vengono definiti in base alla funzione. A che cosa servono? Servono a correggere qualcosa? Servono a migliorare la circolazione? Servono a scaricare determinate aree? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi queste sono le tre tipologie, le tre macro classificazioni, possiamo dire, delle ortesi plantari. Quindi in base a come vengono personalizzate, in base a cosa vogliono stimolare e in base al funzionamento che hanno. Vediamo un attimo, entriamo all'interno dell'analisi della letteratura. La relazione, la presentazione, a parte qualche lavoro, presenterà solo ed esclusivamente revisioni sistematiche degli ultimi 2-3 anni, non di più. Questo articolo che vi mostro non è una revisione sistematica, è uno studio originale, ma l'ho preso perché ci servirà per capire che cosa vuol dire personalizzare un'ortesi. Un plantare deve essere preceduto, non possiamo parlare di plantari senza parlare della presa di misura, delle misure del piede per realizzare un plantare. Le prese di misura sono essenzialmente due: quella che viene svolta con la schiuma fenolica, ovvero con una schiuma all'interno della quale, della quale viene appoggiato il piede per prendere un calco del piede, questo che vedete in questo secondo riquadro che sto disegnando, oppure attraverso una serie di bende gessate che diciamo avvolgono il piede in determinate posizioni. Che cosa ci dice questo studio? Questo studio ha comparato, i limiti di questo studio sono innanzitutto il campione perché era veramente molto ridotto, però è estremamente interessante perché ha comparato per ogni persona un'ortesi plantare realizzata attraverso la schiuma, quella che abbiamo visto prima, messa con il paziente in carico, quindi totalmente in appoggio su questa schiuma, quindi andandola a schiacciare molto, utilizzando sempre la schiuma, ovvero quel box che abbiamo visto prima, ma con il paziente in semicarico, quindi seduto e il piede che va a appoggiare sulla schiuma, con una neutra di sotto astragalica, se questo è questa è una indicazione che viene utilizzata per ridurre il movimento o di pronazione o di supinazione della sotto astragalica, quindi posizionando questa articolazione in posizione neutra. E il metodo C ha preso l'impronta usando le bende gessate in modalità accomodativa ma in scarico, quindi con il piede totalmente sganciato dal terreno, e l'ultima è un altro utilizzo della benda, sempre con il piede in scarico e con una posizione manuale dell'articolazione sottoastragalica. Quali sono i risultati di questi plantari, che quindi sono dei plantari in questo caso su misura? I risultati sono relativi alla condizione di presa di misura, sono molto simili. In questi grafici vediamo, lo disegno per comodità perché la leggenda non è proprio facilissima, in questi grafici vediamo ciò che sto evidenziando con il cursore, vediamo il comportamento del piede in termini di area di contatto al suolo con la scarpa, e tutte le altre linee invece sono con le quattro metodiche di presa di misura, con la realizzazione dei plantari con le quattro metodiche mostrate precedentemente. Anche qui questo che evidenzio in basso è l'area di contatto della sola porzione dell'avampiede, del mesopiede, della zona centrale del piede, con la scarpa e con le altre quattro metodiche di plantare. È evidente come non ci siano grandissimissime differenze tra le quattro tecniche. La stessa assenza di differenze è presente anche per le forze applicate al suolo, questa che seguo con l'evidenziatore è sempre la scarpa, le altre invece sono con i plantari, sia per le forze al suolo che per la gate line, ovvero la linea che il piede compie durante l'appoggio al suolo. La differenza visibile è tra questa porzione molto più mediale, questa che sto evidenziando da questa parte, realizzata con i plantari fatti sulle schiume, e questa porzione molto più laterale realizzata con i plantari fatti con il calco gessato, con la benda gessata. Morale della favola: qual è la migliore modalità di impronta? Questo è il comfort ci fa vedere che il maggior comfort si ha senza i plantari. Questa è una scala importante da tenere in considerazione perché ritornerà in studi che faremo vedere successivamente,
e mano a mano che aumenta sempre di più la correzione del piede, il comfort scende sempre di più fino ad arrivare al metodo che creava il plantare con la volta più alta e quindi più sostenuto, un plantare molto più rigido e più avvolgente del piede, ma allo stesso tempo più, posso dire, ingessante, tra virgolette, cioè più limitante il piede, generando quindi un comfort veramente, veramente scarso rispetto invece alla condizione senza plantare. Quali sono le conclusioni di questo studio? Fondamentalmente dice che le quattro tecniche di casting, quindi di presa di misura, sono molto simili, tutte quante riescono a ridurre la pressione massima, semplicemente secondo il loro punto di vista l'uso della schiuma è un pochino meglio rispetto alle bende gessate per una questione di praticità. Infatti dice che è più semplice da usare, più veloce, più pulito, eccetera, e meno costoso. Però abbiamo visto che non ci sono grandissime differenze. Quindi queste sono le conclusioni che raggiunge questo studio. Ovviamente queste non sono le uniche tecniche per poter prendere una presa di misura per realizzare un plantare. Esistono tecniche ad estrusione, come quelle che vediamo nell'immagine prese da questo studio, quindi che creano una forma del piede, eccolo qua, qui in alto a destra, estrudendo del materiale da un sacchetto dal quale viene... attraverso un sistema di vacuum dal quale viene estratta l'aria, metodiche che vengono definite dinamiche attraverso delle solette in un materiale gommoso che si deforma sul cammino, oppure metodiche tecnologiche utilizzando ad esempio gli scanner 3D. Era fondamentale fare questa premessa su come si prendono le impronte, perché ovviamente ogni tipologia di plantare, specialmente quelli su misura, dipende in forma specifica dalla presa di misura che è stata fatta. Avete visto quindi che esistono una grande quantità di prese di misura per realizzare un'ortesi plantare, e ne esistono ancora altre che ho evitato di mettere qui nella presentazione perché voglio parlare degli effetti dei plantari più che delle prese di misura. Esistono tante altre modalità. Ogni modalità ovviamente genera una tipologia di plantare che può essere leggermente diverso da un altro. E quindi già questo diventa un limite importante per quelli che saranno i risultati che vedremo tra poco sugli articoli, sulla letteratura che ha trattato le ortesi plantari. Perché spesso, troppo spesso, la critica che viene fatta dalla clinica, da chi si occupa di clinica, rispetto a chi si occupa di ricerca, è quella che la scelta dell'ortesi plantare per quel soggetto in quel determinato studio probabilmente non era particolarmente personalizzata. Questo è un limite, ovvio, sicuramente, ma come vedete ci sono così tante variabili che poterle controllare tutte in uno studio inizia a diventare veramente difficoltoso. Per questa ragione, la letteratura, da qui in poi presento quasi solo esclusivamente delle review, come potete vedere in alto sul titolo di ogni lavoro che vi sto riportando, quindi in ogni slide potete andare a prendere il titolo e andarli a cercare gli studi, perché sono totalmente disponibili per tutti quanti, sono semplici anche da cercare. E da questo punto, dicevo, inizia la parte di analisi della letteratura che, ahimè, devo anticipare, non è una passeggiata per gli operatori che clinicamente si trovano davanti alla scelta di suggerire o meno un'ortesi plantare. Perché? Perché gli effetti che vi presento su alcune situazioni che ho trovato, quindi il dolore al tallone, le metatarsalgie o aspetti legati al ginocchio o piede piatto, non sono i risultati di questa letteratura e queste review, non sono così, come dire, positivi nei confronti dell'utilizzo dei plantari. Sicuramente non c'è scritto da nessuna parte che l'utilizzo di un plantare faccia male. Quindi questa è già una cosa importante. Spesso mi capita di sentire che operatori che non dovrebbero parlare di plantari, che in realtà dicono: ecco, questa persona ha messo i plantari e si è distrutta la schiena. Ecco, questa cosa non c'è scritto da nessuna parte. Quindi non è sicuramente un'informazione evidence-based. Allo stesso tempo, però, vanno sottolineati alcuni aspetti.
Questa review del 2018 riporta l'effetto dei plantari sul dolore al tallone. Ora, il dolore al tallone è sicuramente uno degli argomenti un po' più dibattuti per quanto riguarda le algie podaliche, perché può dipendere da tanti aspetti, potrebbe essere dipeso da una spina calcaneare, da aspetti legati a fasciti, anche a tendiniti dell'Achilleo, a urti importanti, microtraumi, edema intraspongioso, problematiche discendenti della colonna, quali sciatalgie e via discorrendo. Quindi è una caratteristica polifattoriale in maniera importante, quindi andrebbe considerato questo aspetto. Che cosa ci dice la letteratura in riassunto? Questa review ci riporta che gli studi precedenti al 2018, quindi se adesso ne è uscito qualcuno, non è contenuto all'interno di questa review, ho riportato appositamente le review perché ci aiutano a fare un grande riassunto della letteratura, che gli studi precedenti, diciamo, hanno trovato dei risultati che vengono definiti inconsistenti riguardo all'efficacia dei plantari per il dolore al tallone. Ovviamente inconsistenti non vuol dire che peggiorano il dolore, ma non vuol dire che lo lasciano lì com'è, ma ci possono essere dei casi dove si hanno dei miglioramenti e dei casi dove questi miglioramenti assolutamente non si hanno. Peraltro, che cosa sottolinea? Che questa review ha trovato degli studi di moderata qualità dei plantari rispetto alle sham foot orthosis, cioè ovvero ai trattamenti che simulano l'effetto del plantare. Ovviamente questo non è un'informazione clinica totalmente importante. Inoltre, nota dolente per chi magari si occupa di questi aspetti, nota dolente da scoprire, da sapere, che praticamente questa review non ha trovato alcuna differenza significativa tra le ortesi personalizzate, quindi quelle che ho definito prima su misura, ecco perché vi dicevo ricordatevi la classificazione in base alla personalizzazione, tra le ortesi su misura e le prefabbricate. Cioè fondamentalmente per quanto riguarda questo lavoro del 2018 non esiste differenza in termini di efficacia del trattamento tra quelle che sono le ortesi personalizzate e quelle prefabbricate per quanto riguarda il dolore al tallone. Questo è un lavoro sempre del 2018, quindi di pochi mesi dopo quello precedente. Quello era di marzo, questo è di agosto, e come periodo di pubblicazione, ma probabilmente come periodo di svolgimento sono molto simili. Anche questa è una review che fatta da autori diversi, ovviamente pubblicata su una rivista e pubblicata sulla stessa identica rivista, questo per farvi capire quanto, vedete, British Journal of Sport Medicine entrambi, questo per farvi capire che c'è un grande interesse su questi aspetti. È raro che la stessa rivista a distanza di pochissimi mesi pubblichi due review così simili sulla stessa identica problematica, cioè sulle ortesi plantari e il dolore al tallone. Ecco, come conclude questa review fatta da autori diversi da quelli di prima, quindi una review totalmente indipendente dalla precedente, evidenza. Una mancanza di forte evidenza sulla validità clinica dell'utilizzo delle ortesi plantari, in questo caso sempre sul dolore al tallone. Anche qui non c'erano differenze nel miglioramento del dolore o della funzione tra quelle prefabbricate e quelle personalizzate, quelle fatte su misura, quindi anche in questo caso ci poniamo dei punti di domanda su perché questo avviene, nonostante ci venga sempre suggerito di fare dei plantari totalmente su misura. E il problema è che ci sono forti limiti negli studi che sono stati trovati da questi ricercatori. Quindi la ricerca sotto questo punto di vista, diciamo, deve essere migliorata in termini di qualità. Questo è un altro lavoro, sempre del 2018, un'altra review che invece una review di studi di RCT che riguarda l'efficacia sia delle protesi che delle ortesi. Ovviamente per quanto riguarda le ortesi, quindi in questo caso specificatamente l'aspetto ortesico, anche in questo caso abbiamo fondamentalmente degli studi che non sono di alta qualità, e quindi abbiamo una difficoltà a dire
con certezza sì, i plantari funzionano, no, i plantari non funzionano. Perché? Perché la ricerca in questo caso non è stata svolta qualitativamente. Ora, questo è un limite sia intrinseco della ricerca svolta che anche estrinseco, perché ci sono delle difficoltà nello svolgere ricerche di qualità proprio per tutte le ragioni di ampia variabilità dell'informazione che ho discusso precedentemente. Questo è uno studio, è un'altra review del 2020, quindi recentissima, anche qui parla dell'efficacia e soprattutto del rapporto costo-beneficio, e anche in questo caso diciamo che c'è poca qualità degli studi e fondamentalmente non ci sono grandi differenze tra tipologie di ortesi prefabbricate e non. Questo invece è un lavoro, una review, anche questa del 2019, dove è focalizzata totalmente tra le ortesi prefabbricate, le ortesi di piede prefabbricate e le ortesi di piede totalmente personalizzate. Quindi eccolo qua, custom made foot orthesis versus prefabricated foot orthesis. Praticamente hanno preso in considerazione solo gli studi che hanno comparato le solette, possiamo chiamarle così, prefabbricate. Quali possono essere quelle prefabbricate? Quelle che trovate magari in gel, che si vendono anche nel supermercato, oppure quelle che vengono vendute in catene di articoli sportivi, che hanno un minimo di volta fisiologica, ma non hanno lo scopo di avvolgere in maniera personalizzata il piede. Quindi non vengono fatte sulle reali necessità della persona. Bene, anche qui non ci sono fondamentalmente differenze che vengono riportate per quanto riguarda la soddisfazione del paziente, tra l'altro, la patient satisfaction qui al centro del testo. Quindi fondamentalmente, mentre invece le evidenze sul comfort erano abbastanza variabili, spesso addirittura veniva fuori che un'ortesi totalmente su misura, come abbiamo visto in uno studio precedente, addirittura risultava avere un comfort molto minore rispetto ad un'ortesi prefabbricata. Perché questo? Magari lo affrontiamo nelle discussioni o nelle domande, ma ci sono delle ragioni che potrebbero essere anche abbastanza semplici. Quindi ovviamente addirittura arrivano a concludere che probabilmente potrebbe essere più semplice utilizzare dei plantari prefabbricati, cosa che non condivido assolutamente, ma arrivano a questa conclusione rispetto a dei plantari su misura. Questo è per quanto riguarda tutto ciò che è relativo al piede. Addirittura ci sono diversi lavori che fanno vedere come che tengono in considerazione, questa è una review molto datata, questa è del 2011, ma l'ho riportata apposta perché parla del dolore al ginocchio dell'uso dei plantari. Anche in questo caso diciamo che non ci sono evidenze robuste che sostengono l'utilizzo dei plantari per dolore al ginocchio, ma nel breve termine, eccolo qua, dove viene descritto, ma nel breve termine, lo SHRM, sicuro essere recente del 2018, questo è un RCT, non è una review, potrebbero essere utilizzate le ortesi plantari unitamente a esercizi anche del piede per il trattamento di problematica al ginocchio, anziché trattare il ginocchio in maniera locale. E in questo caso i risultati risultavano essere molto 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 interessanti. Perché esercizi del piede e ortesi plantari? Nel 2020, quindi da pochissimo, su Clinical Biomechanics è uscito fuori questo articolo che parla dell'effetto dell'utilizzo di 12 settimane, quindi fondamentalmente di 3 mesi, di plantari personalizzati, quindi totalmente su misura, sull'attività muscolare. Bene, vengono fuori delle cose molto interessanti, ovvero che l'utilizzo di plantari personalizzati, custom made, crea una riduzione nel volume dei muscoli, del muscolo flessore breve dell'alluce, insomma di tutti i muscoli che hanno a che fare con la volta plantare, ok, di tutti i muscoli intrinseci, sebbene però questa riduzione del volume non ha alcun effetto sull'attività muscolare, quindi l'attività IMG rimane totalmente invariata. Questa sembra una cosa negativa, che il fatto che si riduca il volume
potrebbe essere letta con due modalità: si riduce il volume ma l'attività elettrica rimane quella che è, quindi vuol dire che quei muscoli si stanno sforzando tanto, o al contrario si riduce il volume, quindi forse si riduce in un certo qual modo anche la grandezza della muscolatura, qualora questa può generare delle situazioni di scivolamento e di gliding della fascia un pochino alterata. In ogni caso, la conclusione qual è? È quella di suggerire agli operatori che questi risultati possono, diciamo, migliorare la prescrizione di ortesi plantari con l'aggiunta di programmi di rinforzo e di forza dei muscoli della pianta del piede. Perché in effetti l'ortesi totalmente personalizzata può sicuramente giovare, se serve, sulla linea alta, a stimolare e in plantare al fine di poter usare meglio i muscoli. Da quello che c'è scritto in questi lavori sembrerebbe che questa cosa non sia totalmente confermata. Questo è un altro esempio di lavoro, anche questo è un articolo originale, questo è recente, anche questo, in questo momento non ricordo l'anno, dovrebbe essere 2018, pubblicato sul Journal of Foot and Ankle Research, dove praticamente ci fa notare che soggetti sia normal arched, ovvero con un piede che viene definito normale a livello di altezza dell'arco, sia soggetti con un piede che viene definito piatto, non hanno alcun tipo di beneficio nella performance, in questo caso di salto, nel salto verticale, erano giocatori di pallacanestro, attraverso l'utilizzo di plantari. In questo caso avevano utilizzato dei plantari prefabbricati, quindi non dei plantari su misura. Quindi i plantari in questo contesto sembrano non migliorare la prestazione né in soggetti con piede, possiamo definirlo fisiologico, né in soggetti con piede piatto. Sono le conclusioni, che non migliorano le forze, cambiano solamente alcuni aspetti della cinematica del movimento della caviglia, come giusto che sia, perché comunque il plantare riesce a modificare un po' le direzioni della forza, ma non migliora comunque l'altezza di salto. Questa è una review del 2015, quindi un pochino datata, ma è una di quelle che esce più frequentemente e che più frequentemente si cita, perché è una sorta di linea guida sul piede piatto dell'adulto. Ho evitato di trattare il piede piatto del bambino perché è un aspetto molto 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 più lungo e più complicato. Nella parte del trattamento riporta questa frase che dice che fondamentalmente i plantari o le scarpe con dei forti rigidi sono solitamente consigliate nel piede piatto dell'adulto, sebbene possono alleviare accettabilmente il dolore, è da ricordare che la deformità non viene assolutamente corretta. Quindi quando abbiamo un nostro paziente che magari ci dice che ho messo i plantari ma non ho risolto nulla, forse dovremmo chiedere qual era l'obiettivo. Se l'obiettivo era rimettere dritto il piede e risolvere questo disallineamento, ovviamente non è il compito dell'ortesi plantare. L'ortesi plantare non fa questa cosa, tende a migliorare la superficie di appoggio. Migliorare la superficie di appoggio vuol dire ridurre le pressioni vuol dire cercare di ridurre anche il dolore, ma ovviamente non rimette dritte delle ossa, per dirla in maniera molto molto grezza. Questo è un altro lavoro invece, sempre una review del 2016, per parlare un po' di prevenzione, visto che ho accennato alla modifica delle posizioni del piede. Qui si parla di prevenzione in questo caso del mal di schiena, dove nuovamente viene ricordato che l'esercizio fisico è insieme con l'educazione all'utilizzo della schiena è la strategia migliore, mentre invece plantari o altri aspetti esterni, quindi altre ortesi, per rimanere nella definizione dell'ISO, fondamentalmente non sembrano essere utili per prevenire il mal di schiena. Possono essere utili nella gestione, sicuramente nella gestione clinica questo avviene. Anche nelle tendinopatie, questa è una review del 2016 che parla invece delle problematiche delle tendinopatie, dove di solito si usa un rialzo sul tallone o dei plantari. Anche qui, vedete, viene detto che un heel lift, cioè un rialzo del tallone, è solitamente utilizzato,
ma comunque le evidenze per questo utilizzo sono un pochino limitate, così come anche i benefici delle ortesi plantari sono limitate. Quindi anche in questo caso siamo davanti a delle difficoltà, perché magari abbiamo il nostro paziente che dice che ammessi plantari ha risolto, mentre la letteratura ci dice di no. Perché questo? Cerchiamo di arrivare nelle discussioni. Ecco, questo è lo stesso articolo di prima, che fa vedere come nell'area delle non evidenze, nell'area delle non evidenze, ci sono le ortesi plantari e i sollevatori del tallone. In ultimo, questo prima di arrivare alle nostre discussioni e alle nostre domande e risposte, quindi gli ultimi 5 minuti di slide. Questo è un lavoro che abbiamo pubblicato recentemente insieme con il collega Gianni Padulo, con cui ho il piacere oggi di passare quest'oretta. Questo è un lavoro che è stato incentrato sull'utilizzo, sullo studio della variabilità del passo, utilizzando le scarpe senza i plantari, il cammino a piedi nudi e le scarpe con i plantari. I soggetti erano tutti soggetti non patologici, quindi abbiamo utilizzato dei plantari di forma anatomica con il solo scopo di migliorare la superficie di appoggio, quindi cercare di migliorare la superficie di appoggio all'interno del piede. Spero che vi ricordiate il primo articolo che vi ho mostrato, dove era palese che la superficie di appoggio con le scarpe era molto ridotta rispetto alla superficie di appoggio scarpe più plantari. Quindi noi, la nostra idea era quella di stimolare il piede attraverso un aumento della superficie di appoggio e vedere che cosa succede ai parametri cinematici e alla variabilità del passo. Bene, questo è uno studio interessante perché può essere letto sotto vari punti di vista, a seconda di quali aspetti si tengono in considerazione. Ecco, il primo aspetto sono i parametri cinematici che vedete nella tabella, ovvero praticamente la lunghezza del passo e il tempo di appoggio. Abbiamo trovato le stesse identiche informazioni che abbiamo trovato in letteratura, ovvero attraverso l'utilizzo dei plantari si tende ad aumentare la lunghezza di passo, forse per un effetto pendolo o altre ragioni. Per quanto riguarda invece la stimolazione delle onde beta, quindi dell'attenzione, del livello attentivo durante il compito motorio, VTS vuol dire senza le scarpe, VS vuol dire con le scarpe e VSI vuol dire con le scarpe e con i plantari. Vedete come c'è un totale crollo delle onde beta, quindi dell'attenzione volontaria dei soggetti durante il cammino con i plantari, con le scarpe e con i plantari rispetto a senza scarpe. Ovvio che il plantare tende a spegnere alcune percezioni, sebbene aumenti in realtà la superficie d'appoggio. Quindi il cammino senza scarpe diventa estremamente interessante da un punto di vista di stimolazione delle capacità attentive dell'appoggio. Ovvio che ci sono delle condizioni, soprattutto in clinica, delle condizioni di deformazione del piede, piede artritico, piede diabetico, artrosi importante, eccetera, eccetera, infortuni e via discorrendo, che limitano la possibilità di poter usare il piede nudo e richiedono una protezione del piede. Ecco il perché il plantare, da un punto di vista clinico, assume una valenza rispetto ai dati che vi ho fatto vedere adesso. Ho scelto appositamente questi dati e non quelli clinici, perché in clinica ci sono pochi lavori, ma ci sono molti più lavori da un punto di vista funzionale, che sono poi la maggior parte degli utilizzi delle ortesi plantari nella vita di tutti i giorni. Per quanto riguarda invece la variabilità del passo, abbiamo utilizzato l'esponente di Lyapunov, che è una misura, poi magari Johnny ci potrà aumentare le informazioni rispetto a questo dato, se vuole, e è un esponente che ci dice quanto fondamentalmente il sistema è uguale a se stesso oppure no. E tendenzialmente vedete che la media di tutti i soggetti, qui riportata in questo riquadrino rosso, la media di tutti i soggetti prevedeva una riduzione di questo esponente, quindi una riduzione della variabilità proprio con il cammino con le scarpe. Perché? Perché probabilmente i soggetti sono molto più abituati a camminare con le scarpe rispetto alle scarpe con i plantari. Infatti, senza scarpe e quest'altro e con le scarpe con i plantari, il valore si equivaleva. Quindi il plantare dava la stessa tipologia di difficoltà motoria, possiamo dire, del cammino senza le scarpe. Quindi
siamo rimasti anche noi stupiti rispetto a queste risposte diverse a seconda del punto di ingresso di studio. Se studiamo i parametri cinematici abbiamo delle informazioni, se studiamo i parametri di attenzione cerebrale ne abbiamo altre, se studiamo la variabilità abbiamo ancora un altro punto di vista. E secondo me questo articolo va letto proprio in questa direzione, cioè nella grande variabilità, grande possibilità di risultati differenti che possiamo avere quando si studiano situazioni quali le ortesi plantari. Quindi questa grande variabilità è normale che poi crea una difficoltà per chi scrive le review, crea una difficoltà nel riuscire a gestire questi dati così, così diversi, arrivando quindi a dire che ci sono degli studi di scarsa qualità. Bene, ultima slide. In conclusione, quali punti possiamo tenere a mente? Sicuramente i plantari non escono totalmente vincitori da questa analisi della letteratura. Sono andato molto molto veloce, ma per darvi più informazioni che vi invito ad approfondire o anche attraverso contatti potete ricontattarmi, possiamo parlarne, potete andare a cercare queste informazioni sul web. Ma non escono vincitori totale, ma allo stesso tempo diciamo che questi risultati della letteratura ci lasciano un pochino con un amaro in bocca, perché né confermano totalmente né smentiscono totalmente in termini assoluti la validità o meno della terapia ortesica plantare. Perché alcuni pazienti risolvono i loro problemi e altri invece no? Perché probabilmente dipende tutto questo molto dalla scelta clinica dell'operatore che decide di trattare quella tipologia di problema con una terapia ortesica plantare. Non dobbiamo dimenticarci che i plantari non sono una scelta di vita, un lifestyle o qualche cosa da portare a vita. Ovvio, se si migliora il comfort dentro la scarpa, questa tipologia di scelta a lungo termine potrebbe pure avere un senso. O immaginiamo persone che utilizzano scarpe estremamente difficili da tenere per tante ore, quali le antinfortunistica. Allora, in quel caso si può fare una scelta più a lungo termine, ma altrimenti il plantare è una terapia. Quindi la terapia deve essere dosata, deve essere calibrata, deve essere utilizzata situazionalmente rispetto alla necessità del paziente stesso. Perché ci sono tutti questi dubbi e perché in alcuni casi funzionano? L'abbiamo appena detto, perché ci sono delle scelte forse che sono più responsabili di altre. Quando io presento questi dati, spesso viene detto Luca Russo è contro i plantari. No, assolutamente no. Voglio usare questa sede e voglio usare questo passaggio sul webinar della Ismult per dire no, non sono contro i plantari, sono contro un uso scellerato di un oggetto che di fatto deve avere una tua dignità. Capita molto spesso, e qui parla la parte clinica, cioè parla il podologo, non parla il ricercatore, parla troppo spesso, vedo troppo spesso delle richieste di utilizzare i plantari solo perché, che ne so, sono un runner, sono una persona che va a correre e la persona che corre con me li usa e allora li voglio pure io. Questo non è lo scopo di un plantare. Anzi, quando va tutto bene, non c'è necessità di inglobare un piede all'interno di un supporto esterno, il piede va lasciato libero. Quindi ci sono situazioni dove possono essere utilizzati e situazioni dove non possono essere utilizzati, o è meglio non usarli. Quindi non sono contro il plantare, sono contro l'utilizzo a prioristico del plantare. Questo è il problema fondamentale, secondo il mio punto di vista. Quindi sono molto utili quando servono, quindi va data molto spazio alla valutazione, al capire perché vengono messi. La tipologia di plantari, eccolo qui, ulteriore punto delle conclusioni, la tipologia di plantari che può essere indossata sembra variare molto negli studi, ma non sembrano esserci grandi differenze della letteratura, grandi schieramenti verso le ortesi totalmente personalizzate o le ortesi totalmente prefabbricate o quelle adattate. Non sembra esserci questa grande propensione verso una direzione o un'altra. Addirittura in alcuni casi sembra essere quasi preferibile la prefabbricata, proprio per un discorso di benefici, costo-beneficio, rapporto costo-beneficio. Pochissimo è presente, vedete che non ho parlato di quelle che vengono chiamate solette propriocettive, perché pochissimo è presente in letteratura su questo aspetto qui, veramente, veramente, veramente poco. Poi a volte sono anche fumosi i concetti con le quali vengono spiegate. E infine, ultimo punto,
l'uso dei plantari deve assolutamente, quindi ripeto quello che ho detto prima, deve assolutamente essere correttamente gestito dai professionisti e non lasciare la decisione di mettere un plantare al paziente stesso, perché mia figlia, esempio vero, mia figlia ha messo i plantari, gli è passato il mal di schiena, io pure ho mal di schiena, quindi metto i plantari. No, questo non funziona così, non può funzionare così, non deve funzionare così, perché alla fine della fiera ci sono delle aspetti che devono essere calibrati persona su persona. Compost, su puntini di interrogativi, personalmente, visto che sono le conclusioni, mi posso permettere una minuscola digressione personale, personalmente il comfort deve avere una grande valenza nella gestione della terapia ortesica plantare, perché migliora la compliance del paziente con la terapia. Se il plantare dà fastidio e dà dolore, ovviamente la persona non lo mette. Quindi questo è un aspetto importantissimo da tenere in considerazione. Bene. Questa sono stato nei tempi. Sei assolutamente nei tempi, è perfetto. Johnny, vai. Bene, intanto grazie Luca per questa simpatica presentazione, veramente molto smart, utile soprattutto per i neofiti. E la cosa che mi viene da chiederti è, credo che forse questo insomma... come dire, sia come argomento e sia probabilmente per approfondimento della tua professione in termini di ricerca su quello che è l'attuale conoscenza, forse il problema principale è legato al fatto che non ci sono studi longitudinali, cioè da un certo punto di vista il fatto di indossare un plantare, no? È come se uno cambia scarpa e quindi può avere un miglior comfort, ok? Però credo che il problema principale non sia tanto, come dire, secondo me forse bisogna andare un po' oltre, perché l'immediatezza ci possono essere dei fattori positivi o negativi, no? Ma che sono momentanei, quindi credo che bisognerebbe valutarli con un periodo più lungo, di almeno 2 mesi, per verificare gli effetti, perché come nei giocatori di basket, ma non saltano di più. Beh, certo, la forza non è che cambia, non è che è cambiata solo perché ha messo un plantare, insomma, quindi... Altrimenti sarebbe doping. Esatto, no? Oppure uno si aspetta, non so, come quelle scarpe della Nike ammortizzanti, no? Che poi hanno escluso per l'attività di running. Quindi, secondo me, questo è il primo aspetto importante, che sono necessari gli studi longitudinali per dimostrare effettivamente l'utilità, perché in immediatezza alcuni possono giovare, altri meno, ma è ovvio, no? Nonostante si calca sul piede del paziente, quindi sono individuali. Guarda, condivido al 100%. Prima, mentre facevi la domanda, ti ho perso per un attimo, ma ho capito bene il senso. Condivido al 100%. C'è un lungo lavoro, c'è un lavoro molto lungo che non ho riportato qui perché non è una review, ma è uno studio singolo, che è stato fatto per un anno sui militari americani. Questo studio è del 2014. Hanno semplicemente preso il plotone intero, l'hanno diviso in 2 gruppi molto molto grandi e facevano tutte le stesse attività. Un gruppo aveva dei plantari, peraltro plantari totalmente prefabbricati o comunque non totalmente su misura, chiamiamoli personalizzati, quella via di mezzo. Quelli accomodativi, quei plantari nel un anno, i plantari ci sono? Sono tornato? Sì, adesso sì, però ogni tanto ti sentiamo un po'. Mannaggia, dicevo, il gruppo che aveva utilizzato per un anno i plantari all'interno della scarpa era il gruppo che nell'anno aveva avuto meno infortuni sull'arto inferiore. Quindi studi longitudinali, come giustamente dici tu, ce ne sono, ma pochi, perché è molto difficile controllare, secondo il mio punto di vista, ora parlo da ricercatore, è molto difficile controllare alcuni aspetti. Ad esempio, la scarpa. È difficile fare
uno studio longitudinale molto lungo usando tutti quanti le stesse identiche scarpe. È molto difficile controllare il consumo del plantare, perché ognuno potrebbe andare a consumare i plantari in modalità diversa a seconda delle attività che fa. Quindi condivido assolutamente la tua osservazione, capisco le difficoltà metodologiche. Beh, ti ringrazio, lascio spazio al professor Olive e anche ad altri. No, se ci sono ovviamente domande, aspettiamo qualcuno. Io condivido, intanto ti faccio i complimenti per la presentazione, perché comunque è stata chiara, esauriente, quindi tutto ok. Purtroppo, come al solito, in tante cose dell'apparato muscoloscheletrico c'è tanta buona volontà e poca poi evidenza. Io capisco che ci siano delle difficoltà effettive, poi chiaramente stiamo parlando anche di argomenti dove magari fondi di ricerca per studiare realmente certe situazioni non ce ne sono tantissimi, no? Quindi, come vediamo, anche a livello mondiale magari c'è una scarso interesse a studiare realmente questa cosa. La domanda è: c'è scarso interesse perché comunque c'è un volume di affari così grosso in termini economici che non invita a far studiare poi in realtà l'argomento? Questo non ve lo so dire, però effettivamente quando vediamo tutto quello che ci hai fatto vedere, il dubbio. Io semplicemente dico che da ortopedico, quando devo prescrivere dei plantari, voglio praticamente il tecnico ortopedico o comunque il podologo o chiunque se ne occupi in maniera molto più vicina, perché comunque, come al solito, insieme si può sbagliare di meno a questo punto, no? Mi sembra di capire. Assolutamente. Luca, c'è una domanda. Vai. Vediamo la domanda. Ti dicevo, condivido molto il tuo punto di vista. Il discorso dell'aspetto economico potenzialmente potrebbe anche esserci, sì, assolutamente. Condivido il tuo punto di vista soprattutto nella gestione pratica e clinica del paziente, cioè il medico prescrittore si deve avvalere, ecco, della vicinanza di colui che poi lo realizza, perché una cosa che non ho detto nella presentazione, è difficile trovare poi dopo degli standard di costruzione, quindi quello è un altro limite che aumenta la variabilità del prodotto, quindi in alcuni casi, soprattutto quelli totalmente su misura, sono molto legati alla capacità pratica dell'operatore, che non è da sottovalutare, un altro aspetto importante da tenere in considerazione. Sì, poi assolutamente, ma quante volte abbiamo fatto plantari personalizzati e poi dopo col tecnico ortopedico li abbiamo migliorati, li abbiamo modificati in corso d'opera, cioè questo è la personalizzazione della medicina, che non può essere evidence-based medicine, perché comunque ogni paziente ha una sua individualità, ha il suo problema, quindi però è chiaro che comunque non possiamo pensare, perché quello che poi vedo nella mia pratica clinica privata o anche la pubblica, e che comunque la sensazione è che il plantare venga usato come una specie di panacea per risolvere qualsiasi cosa, un primo step di cura che però in realtà è quasi sempre destinato al fallimento. Quindi molto probabilmente su questo campo c'è tantissimo da migliorare, sia per noi clinici sia per gli addetti ai lavori, ma anche nella filosofia, nella percezione dei pazienti, che devono incominciare a essere edotti sul fatto che spesso fare un plantare, comprare una cosa non serve a niente. Questo io penso che lo possiamo pure tirare fuori come diciamo messaggio finale, no? Anche perché abbiamo un sacco di studenti che ci stanno guardando e per me è molto importante che escano con delle idee chiare. Luca, la domanda l'hai vista in sovrapposizione. Questa è una domanda molto intelligente, io penso che aprirebbe anche qui un'altra ora e mezza di discussione, se è importante seguire una gate analysis per poter avere una gate analysis, ma anche esami baropodometrici, diciamo, non entriamo nello specifico della cosa, perché
l'altra volta Johnny ci ha fatto una lezione magistrale sulla gate variability, quindi non ne parliamo proprio. Però se ci dai due notizie su questo e poi dopo chiudiamo, perché siamo quasi alla fine della nostra lezio magistralis. Ti ringrazio per la lezio magistralis. Allora, grazie alla collega Cinzia Bonanni per la domanda, anche se con me sfonda una porta aperta, cioè nel senso, io faccio tantissima analisi del passo, sia in termini di videoanalisi, sia in termini di esame pressorio, di baropodometria, via discorrendo, quindi veramente sfonda una porta aperta con me. Quindi sì, per me è fondamentale fare una cosa del genere, perché i plantari andranno messi dentro delle scarpe, con quelle scarpe la persona camminerà e banalmente, se io ho una rotazione esterna dei piedi di 20 gradi a destra e 20 gradi a sinistra, quindi totalmente extraruotato, il problema non è il plantare, il problema probabilmente è da ricercare verso altre strutture, quali l'anca, la schiena, schemi coordinativi errati, eccetera, eccetera. Quindi non ne ho parlato nella presentazione perché sono rimasto focalizzato sull'ortesi plantare. Se dobbiamo andare a monte di tutto ciò che c'è l'ortesi plantare, l'analisi del cammino è fondamentale per me. Vabbè, ne facciamo un'altra, se io già ti invito, quindi più in là a disposizione, magari. Credo sia un'altra molto interessante che può interessare tutti i soci dell'ISMULT, quindi come vedete cerchiamo di traslare su tutta. La settimana scorsa abbiamo parlato per esempio con il professore Mariano di fratture di calcagno, quindi voi potete immaginare la traumatologia del retropiede oppure anche quella dell'avampiede, quanto possa cambiare, no? Per quanto si possa fare bene un intervento chirurgico, si possa fare bene un protocollo riabilitativo, quanto ci sarebbe da studiare solo su questo in termini di ortesi oppure di analisi del passo. E non c'è tantissimo in letteratura, non è che ci sia chissà che tipo di ricerca su questo. Vero, verissimo. Johnny, tu sei il moderatore, io direi che tocca a te l'onore di terminare, se non avete altri argomenti, cioè ce ne avete tanti però. C'è un messaggio che non è una question time, ma dice Massimo Frezza, che ciao, è un podologo, no? Sì, un caro collega, ciao. Infatti la variabilità è resa tale perché il soggetto che utilizza l'ortesi plantare non sempre utilizza sempre la stessa calzatura e quindi altera l'utilizzo del plantare personalizzato stesso. E ringrazio per il messaggio che abbiamo fornito un po' a tutti. Grazie Massimo, giustissimo. Grazie anche per questa piccola nota. Credo che sono d'accordo. Ad ogni modo, Luca Russo lo trovate facilmente su diversi social, quindi lo potete contattare per chiedere chiarimenti, anche osservazione relativamente non soltanto alle ortesi ma tutto ciò che riguarda la podologia a 360 gradi. Infatti si occupa di gate analysis da diversi anni. Sì. E non a caso poi ne ha scritto pure un libro, giusto per forse non ripetere le stesse cose come per dire, vero e così, quindi va bene di... Luca, allora noi ci rivediamo, speriamo di vederci da qualche altra parte, sicuramente sarà il nostro ospite a Roma per il decennale nel dicembre del 2021, che comunque è molto lontano, quindi però penso che ci arriveremo. Se andiamo avanti così non lo so, però comunque c'è il buon augurio, cioè, di vedersi tutti a Roma per il congresso, per il decennale della ISMUL. Con tanto piacere. Bene, ok, grazie a tutti ragazzi, grazie. Io intanto chiudo la diretta.